Marco Balzarotti. Salve a tutti. Una delle voci più iconiche dell'animazione, dei videogiochi. Tu sei Batman. Renditi conto. Sirio il dragone. Sirio il dragone. Giocheremo a Injustice 2. È un videogioco dove ci sono tutti gli eroi dell'universo DC che si menano. Quindi io e te ci prenderemo a botte. Ci prenderemo a botte virtualmente. Meno male. Intanto sono molto contento di averti mio ospite. Grazie a te. Finalmente. So che tu sei un grande videogiocatore. Tutta la vita. Tutta la vita. Si usa questo? Questo. Ok. Te l'ho dato nero perché essendo Batman. Certo. Ecco, qui c'è la selezione dei personaggi, vedi? Mm-hmm. Muovendo le frecce, queste sono frecce, sì. No? Ti sposti tra i vari personaggi. Io direi che Batman. Faccio Batman. Premi X. Premo X. Ormai è imparato. No, fantastico. Io prenderò Aquaman, perché sono merluzzo. Eh beh, certo. Dato che non c'è Shazam. Dobbiamo l'introduzione, tanto dovrebbe avere i sottotitoli, credo. Che è un tridente senza i sottotitoli. Arrivo io. E che sai tu? No. Attenzione. Così. Così. Attenzione. Ma raccontami un po', tu hai iniziato il doppiaggio ormai... Quanti anni è che fai questo mestiere? Io faccio questo mestiere dal 1982. C'erano ancora i dinosauri. Sì, c'erano, sì. Era in bianco e nero il mondo, non c'erano i colori. Assolutamente. C'erano ancora nel mondo del doppiaggio gli anelli di pellicola. Cioè, tu doppiavi su pellicola, premi anche i tasti. Sì. No, tu fai... No, questi, i pulsanti. Ah, ok, se no faccio dei grassi. Ah, guarda, guarda, vedi, puoi tirarmi guarda, sembra Lorella Cuccarini, guarda che roba. Fantastico. T'ho menato. Io invece ho il polpo. Vabbè. Senza polpo ferire. Io. No, questo, ho fatto una cagata. Questo no, Marco. Tu volevi fare il doppiatore. Io volevo fare il doppiatore. In realtà ho seguito un percorso da attore, ma la mia intenzione era proprio quella di stare un po' al buio, stare nascosto e dare la voce ad altri personaggi, per cui sul palco in realtà ci sono rimasto ben poco. Ma perché non volevi che ti si vedesse? Sì, fondamentalmente sì, io sono un po' a disagio con me stesso e preferisco che siano gli altri a comparire. Questi? Sì, hai ragione Maurizio. Non mi trattare come... No. Ti ricordi qual è la prima cosa che hai doppiato la prima volta che sei entrato in sala? La prima volta che sono entrato in sala è stato per seguire a Leggio un turno di Sentieri. Ah, seguire un turno di Sentieri. Un turno di Sentieri, una soap opera. Aia, quante botte. Oh. C'ho l'Aquaman. Chi c'era in direzione, ti ricordi? In direzione c'era Laura Rizzoli, poverina che ora non c'è più, che al mio primo provino mi ha vivamente consigliato di fare altro. E poi quanto è passato da quando hai fatto appunto il provino ai primi ruoli? E sono passati dei mesi, come tu ben sai, in questo mestiere si parte con i famosi fegatelli, cioè le particine. Che non è cibo, sono le piccole parti. Non è cibo, parti. Ormai lo due. Sanno, esatto. Chi mi segue. E un po' per volta poi dei pazzi mi hanno affidato dei protagonisti e eccomi qui dopo quasi 42 anni. E c'è qualche ruolo iconico che tu ricordi più di quanto gli altri ricordino? Perché tutti noi sappiamo che comunque tu sei la voce di Batman, sì, da tantissimi anni, sì, almeno una trentina. Dal 92. Sì, sono 31 anni che sei la voce di Batman, sì. Ma tu hai avuto anche tanti ruoli iconici, dicevo prima, per esempio per i fan degli anime, Sirio il Dragone, dei Cavalieri dello Zodiaco. C'è qualcuno che tu ricordi invece con più particolare, cioè hai un bel ricordo? Ma a livello di anime o a livello... A livello in generale. A livello generale c'è un film che nessuno si è degnato di vedere, che è tratto da un libro di Stephen King, che è La Tempesta del Secolo, dove questo protagonista, questo poliziotto che doppiavo io, aveva a che fare con il demonio in persona, che a me ha dato molto, mi è molto piaciuto, mi sono molto divertito, ma... Non ha visto nessuno. Paolo, l'hai visto tu? No. Vedi, appunto, se non l'ha visto lui, che ha visto qualunque cosa. Forse l'ho visto solo io. Può essere. Facendolo. Basta, non è mai andato in onda. Guarda, proviamo un altro combattimento. Io prenderò Black Adam, che è la versione cattiva di Shazam. Tu... Sono curioso, perché sappiamo che c'è la grande accoppiata Batman-Balzarotti-Joker-Peroni. Wow, sì, no? Questa grande accoppiata Riccardo Peroni. Quanto sarebbe bello sentirti doppiare il Joker, cioè la voce di Batman che doppia il Joker. Seleziona con X. Ma non mi permetterei mai. Hai una coltellata, adesso come farà?
vedi. Ma pensa a Batman che è insuperabile, Riccardo, è inattaccabile. È favoloso. Bravissimo. Però ora voglio fare questa prova. Io arriverò non con la voce di The Rock che ha interpretato Black Adam al cinema. Non dico Shazam, sennò mi defulmino. Abbiamo più cose in comune di quanto credi. Non ho capito cosa hai detto. Che cosa vuoi da me? Fluttuo. Fluttui e io salto, no. Ah! Dolore! Io ti do dei calci, ma... Io ti fulmino. Ma tu mi fu... Ma non e vale. Ti lancio le pallette. È come prendere a schiaffi uno che sta facendo la cacca. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono assolutamente inerme e tu mi... Guarda, mi massacri. No, io massacro perché... Mi accoltelli la gola. Possi, no. Dolore! Com'è stata l'esperienza? Perché poi tu fai parte di quella generazione di doppiatori che ha visto l'arrivo dell'ondata dei cartoni animati giapponesi, sì, no? Sì, certo. Hai vissuto appieno quegli anni 80-90 dove sono arrivati tutti... A vagonate. Tu ne hai fatti un miliardo. Sì, sì, sì. Come ricordi questo arrivo di anche tanto lavoro, Tantissimo lavoro, sì. Guarda, io personalmente, non essendo molto addentro a quel mondo lì, ero un po' come quello che piove dal cielo. Però effettivamente... Mi rendevo conto nel momento stesso che stava per succedere qualcosa di epocale e di particolare, per cui se dicessi il contrario sarebbe... C'è qualcuno, qualche cartone animato che dell'epoca, di quegli anni lì, che ricordi perché era più particolare degli altri? Ma guarda, così, e fra quelli che non hai citato tu, mi viene in mente Sailor Moon. È vero, ragazzi! Dove facevo il suo fidanzato. Milord, che in realtà parlava pochissimo, lanciava delle gran rose. Il mio lavoro qui è finito. E lei, ma non hai fatto niente. E lui se ne andava. Ho lanciato una rosa. Sì, lui arrivava. Lanciava la rosa, diceva la sua... Adesso lui lo si può trovare in giro per ristoranti con i mazzi di rose. Sì, certo. Cioè, solo con la tua voce, sai. Ma non se lo fila nessuno. Il cuore mi sta battendo forte forte. Sei l'ormone. Ora mi dai un bacio? Che cosa stai facendo? Ti sei addormentata forse? No, eccomi. Era quell'epoca in cui nei cartoni animati i nomi erano italiani. È vero. Cioè lui si chiamava Marzio. È vero, hai ragione. Marzio. Perché cambiavano i nomi? Perché li censuravano? Quanti perché? Chi lo sa? Troppi perché. Troppi. Ma infatti, per esempio, in Sailor Moon non viene mai nominato il fatto che loro vivono in Giappone. Cioè dicono nella mia città, sì, non vero, parlano mai, vero. Perché all'epoca tutto andava italianizzato. E no? Vengono nascoste anche delle cose, un po' di omosessualità, di... Sì, sì, figura. Nella sesta stagione succedono cose molto divertenti. Figurati. Perché ci sono appunto tre personaggi che sono tre donne, che però vengono doppiati da tre uomini perché sono sempre vestiti in giacca e cravatta. Sì. In realtà sono tre donne che quando si trasformano sono vestite da donne. Per cui immagina. Nell'adattamento italiano viene detto che loro evocano il potere delle loro sorelle gemelle e diventano. Ma tu sai tutto, fantastico. E me lo ricordo perché era l'epoca. Un'enciclopedia. Io sì, lo sai. Ma era l'epoca del Game Bot dove presentava Ubaldi. Vero, Pietro, sì, sì. E c'era Pietrone che presentava su Rete 4. Io ero piccolino. Zac. E ti sentivo. Tra l'altro... No, io ero piccolino e ti sentivo. Non si può tagliare? No, io ero molto piccolo. Ero molto Bastardo. Piccolo. Questa te la devo chiedere. Ma Sirio il dragone dei Cavalieri dello Zodiaco, come vi trovavate a doppiare un cartone animato così particolare, così dire, in quel modo lì, con quelle parole, con quella olicità, sì, con quella... Sì, con quell'adattamento epico. Tu mi sbigliavi un sacco. Bisbigliavo un sacco, ma urlavo un sacco. Vero. E io me lo ricordo come un inferno, quando poi uscivo con la voce come quella di oggi, peraltro. Che però in realtà avevi, cioè, eri più giovane. Ma eri tu piccolino, io non sono diversamente. È la colpa mia che sì, ero piccolo. E guardavo i Cavalieri dello Zodiaco e non lo capivo. E beh certo, ma nemmeno io che lo facevo. Per cui figurati. Perché non capivo questa olicità, queste parole che venivano. Che fra l'altro non c'era nell'originale. No. È stata una cosa totalmente inventata dall'adattamento e dalla direzione. Sì, sì, sì. L'originale sono tipo ti spacco la faccia. Sì. E invece in italiano è ti deturpo il volto. Quindi totalmente scollato, ma con un successo strepitoso. Hai risvegliato la rabbia in me. Perché l'hai fatto, Cancer? Perché mi hai reso così terribile e spietato? Com'era essere diretti da Enrico Carabelli? Io per esempio sono arrivato dopo, quindi non ho avuto... Era molto esigente. Lui aveva impostato questa cosa dell'aulico e voleva che tu ci fossi dentro appieno.
era terribile, anche se devo dire che io ero molto nelle sue grazie. Ok. Per cui non sono mai stato maltrattato diciamo, come gli animali nei film, cioè usciva la scritta. Sì, sì, Balzarotti non è mai stato maltrattato. E ricordi di qualche collega che invece veniva? Però non si può fare. Ma sì, diciamo tu. No. Poi lo tagliamo. No, non si può, non si può. Però c'erano. Però aveva delle vittime sacrificali che... Magari senza dire il nome. Diciamo il personaggio. No, non è carino, ragazzi, dai. Che bastardo! No, ci sono degli aneddoti miei con Carabelli al di fuori dei Cavalieri dello Zodiaco. Terribili. Perché terribili? Cosa avete fatto? Cosa è successo? Tipo un video calendario di Playboy dove io facevo il narratore e facevo il raccordo fra queste gnocche apocalittiche. Settembre, ottobre, novembre, dicevo: lei è Jessica, interpreta il mese di settembre. In questa nuda si rotolava sull'aspa. Perché ridi? Perché immagino la situazione. Ed ero con la mia cuffia e dicevo: lei è Jessica, vorrebbe fare la missionaria in Ghana ed è Miss Settembre. E intanto pensavo: come sei bravo, come sei, che bella voce, come sei. Poi lasciavo giù, Carabelli schiacciava e mi dice: Balzarotti, la figa non è triste. E quella è stata una mazzata apocalittica. Io pensavo di essere invece pare che fosse di una tristezza infinita. E un'altra ancora peggio, in cui doppiavamo quel telefilm del delfino Flipper, bravo. Io facevo il papà dell'Allegra Famigliola. Pensavo il papà del delfino. No, non avevo ancora fatto la mutazione. Arrivavo su questo motoscafo, salivo sull'approdo e mi mettevo a dire le mie cose. Carabelli schiaccia e ho detto: oddio, adesso mi deve raccontare l'ira di Dio di questo che tanto deve dire due st***e. E schiaccia e mi dice: Balzarotti, lui sempre flemmatico, un bel Boston Whaler. E io gli ho detto, per bloccarlo: sì Enrico, non ti preoccupare, te la faccio così, Boston Whaler. Lui rischiaccia e dice: è la marca del motoscafo. E io pensavo fosse un famoso attore di Hollywood, pur di non farmi raccontare come la dovevo fare. Non avevo nessuna voglia. E questo, vabbè, c'è il sottopancia, Balzarotti è un cialtrone. No, però è bello, interessante. E tu, avendo fatto Batman per tantissimi anni, sì, io ero già grandicello. Bravo. L'hai fatto con tanti direttori diversi, immagino. Sì. Però tu sei Batman. Per cui l'impostazione è comunque bene o male rimasta quella. Lui ha la suoneria di Batman, te la l'hai cambiato? Peggio. Non c'avevi? Na 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 na, balza. Ah, è vero. Peggio, ancora più tamarra. Io mi ricordo ancora in studio, ma sarà stato, non dico 10 anni fa, ma quasi, che io gli rompevo le palle, dicevo: sei Batman. E faceva: no, non è vero, io non sono Batman. Ma da parte il telefono, na 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 na. Vabbè, scusa, vado via. Che fra l'altro è stato un gentile cadeau di un fonico musicista che me l'ha reinterpretata facendola diventare Balza anziché Batman. Per cui, vabbè, ancora una volta altro sottopancia. Dicevamo che il personaggio di Batman comunque tu lo avevi impostato. Sì, ma era impostato così, per cui pur cambiando i direttori è sempre rimasto quello notturno, molto tutto fatto in questo modo. Non che un direttore valga l'altro, lungi da me dire questa nel cosa, nel senso che non te ne frega di nessuno. Non è vero. No, credo di essere uno di quelli meno rompipalle coi direttori, tutto sommato. Quando si guarda troppo a lungo in fondo all'abisso, l'abisso riesce a riflettersi attraverso te. Forse è tempo che Batman ritorni al buio dal quale proviene, prima che qualcun altro debba pagare. L'hai fatto in tante sfaccettature diverse, no? L'hai fatto un po' più comico, l'hai fatto un po' più serio, l'hai fatto un po' più divertente. Sì, è vero. Tra videogiochi e cartoni vari, no? Sì. Anche in alcuni film dei Lego hai fatto. Sì, certo. Dove sono io che faccio l'enigmista. Non mi serve aiuto, non con pesci piccoli come il pinguino, o con il Joker. Tu hai iniziato con Sentieri allora, praticamente. Praticamente sì. E con questo telefilm vecchissimo che
i giovani non ricorderanno, che si chiamava Quincy, che era un ispettore di polizia, ma cose degli anni 80, i primi anni 80. Se ti dico che non ero nato... Non eri nato, capito, ok. Sapete cosa mi piace veramente tanto? Il pistacchio. Sapete che è l'unico frutto, perché è una frutta secca, che in natura può andare in autocombustione? Lo sapete? Ma non c'è pericolo, perché se comprate la crema di pistacchio di Prozis col codice sconto MERLUZ10, oltre ad avere il 10% di sconto, ci sarà anche il 10% in meno di possibilità che questo barattolo vi vada in autocombustione. Brucia i grassi. All'epoca poi, tra l'altro, iniziare era diverso, immagino, era più facile, era più... Eravamo meno. E c'era molto c'era più lavoro. Molto lavoro, era diverso l'approccio al lavoro. Difatti, io che non voglio essere un vecchiaccio maledetto, sai che c'è questa cosa generazionale per cui, ah, i giovani. Voglio stare un po' dalla parte dei giovani, anche nel lavoro, e dico sempre che io sono salito su un treno che andava a 40 all'ora. I giovani che... si lanciano nel doppiaggio adesso, salgono su un Frecciarossa e lo devono prendere al volo. Io arrivavo, me la facevano, mi raccontavano, me la facevano vedere, me la facevano risentire, me la facevano provare in cuffia, incidere, rivedere, riascoltare, fare. Adesso arrivi e ti dicono: me la fai al volo? Ed è terribile, cioè devi avere una lucidità, una prontezza, una capacità di capire subito quello che devi fare, che prima ti potevi permettere anche di non avere. C'era il direttore che ti diceva: no, guarda che questo me lo devi fare così, cosa, cosa, lo rifacevi 20 volte, adesso alla quarta volta già uno dice: no, questo... È vero. Beh, c'è da dire che a quell'epoca lì c'era anche il discorso del tempo di cambio dell'anello. Tecnicamente. Dovendo cambiare l'anello, certo, in modo analogico e fisico. Adesso con digitale, anello 45, papà. Ah, ci siamo già? Sì. Certo. Dato che hai detto quella cosa dei giovani che salgono su un Frecciarossa, c'è un consiglio che vuoi dare a chi sta iniziando adesso, chi vuole iniziare? Perché sai che negli ultimi anni, anche un po' per colpa mia, questa cosa del doppiaggio è una bolla che è esplosa fortissimo. Ma io voglio solo consigliare, allora, avendo rifiutato da sempre le direzioni, non mi sento di dire dall'alto della mia seggiolona, io vi dico che sento dire dagli altri direttori che una piccola pecca dei giovani, anche di quelli che funzionano, è di essere un po' tutti uniformati. Io mi sento di dire: se avete qualcosa dentro, non abbiate paura a lasciarvi andare a tirarlo fuori, che non vuol dire scavalcare il tuo personaggio e farlo diverso, però se tu hai quel qualcosa in più, non aver paura, buttalo fuori, e secondo me ti dà quel quid, quella spinta in più. Secondo me, perché i giovani oggi hanno paura, cercano di uniformarsi per funzionare subito. Bravo, sicuro. Perché hanno paura che se fanno qualcosa in più ci mettono più tempo. Sì. Perché essendo cambiato tutto, andando tutto di fretta e molto più veloce adesso, gli stessi giovani che cominciano hanno fretta. Sì. Di fare, quando in realtà tutto richiede tempo, esperienza e studio. E comunque dare quel qualcosa in più può anche dare qualcosa in più sbagliato, e quindi uscire dalla comfort zone, dove comunque serve per mantenere e rimanere. Esatto. Però sono d'accordo su questa uniformità che si è un po' venuta a creare. Poi sai meglio di me che oramai lavoriamo tutti in colonna separata. Vuol dire che siamo tutti da soli alle GIO. Siamo da soli alle GIO, non abbiamo la possibilità di sentire gli altri se non già incisi. Mentre prima, gomito a gomito, eri con Merluzzo e dicevi: ah, però sto Merluzzo, bravo. Hai capito? Invece adesso siamo un po' più inscatolati, un po' più incellofanati nelle nostre... Sì, ognuno incide il suo, poi esatto, viene montato tutto insieme. Però secondo me a quel punto lì è proprio compito del direttore fare in modo che tutto suoni. Certo, che tutto funzioni. Funzioni e suoni in un certo modo. Certo, certo. Quindi abbiamo detto, hai fatto Sentieri, vari cartoni animati. Quindi a un certo punto tu sei entrato in questo meccanismo. Tu hai fatto i Dragonflies. Ti ricordi questi sui draghi che volavano? La risposta esatta è sì. Sì. Sì, sì. Tutti i Dragonflies, ragazzi. Ma che ne so? Sulle ali de... Ma che ne sa la sigla? Ti ho fatto la sigla, ma... Tranquillo, l'ha visto solo lui. Io e forse quelli della mia, i Dragonflies è una cosa molto nostra. Anni? 80, 90? No, primi 90. Ah, ok. Primi 90. 80, io sono 86. E io ero un cavalcatore di draghi? Sì. Ah, mi vedi?
Perché no? Sai che io la prima volta che ho doppiato Batman non me la ricordo? La prima volta che ho doppiato, mi ricordo, ero in una... eravamo tipo in cinque a Leggio. Ti ricordi chi messi erano? Tipo quartetto, cioè, mi ricordo che c'era Katia Svizzero e gli altri non mi... che era una bellissima, era una presentatrice. Ecco perché te lo ricordi. Ed eravamo messi a quartetto eccetera. Ma eravate allora... cinque? Sì, eravamo... quintetto. Io ero quello di Disturbo. E io ho guardato l'anello e ho detto: cavolo, l'ultima battuta. No! Vuol dire che devi stare attento a tutto. Ho detto, se io... ed era un tipo un poliziotto che arrivava e diceva: signori, se io sbaglio e questi devono rifare tutto perché io ho detto signori in modo sbagliato, questi mi mettono in croce. Anche perché non è che era Pro Tools, quindi digitale, che vabbè, esatto, tieni fino a lì, rientri a incidere dopo tot. No, dovevi prendere l'anello e rifarlo tutto. Dovevi rifare tutto. E avevo le mani sudate, cioè grondavo terrore. Quello me lo ricordo, quello è stato il mio primo anello. Ed era il? 82. 82. Però non ricordi la prima volta che hai doppiato Batman? Non mi ricordo. Mi ricordo il provino, che era stato mandato a Los Angeles. Ah, perché tu sei stato scelto? Sono stato scelto dagli americani, per cui dico una roba contro me stesso. Secondo me, qui lo dico e qui lo nego, non sono stato scelto per bravura particolare, ma perché forse ero quello più somigliante alla pasta di voce, al tipo di intonazione. Che comunque del è quello che americano. Serve, insomma, è quello che serve poi nel rispetto dell'originale. Ti ricordi chi era il direttore? Il direttore è del provino. Ah, perché poi non è stato lo stesso della serie. No, il provino è stato fatto da Chip Barcellini. Okay, ah sì, ok, perché era della Mera. Sì, e il direttore poi della prima stagione e di tante, di tutta la prima parte, era Guido Rutta. Che doppiava Alfred all'inizio, se non sbaglio. Bravo, sì. Ok. Sì, sì. Cose inutili che so io. Beh, non è vero. Kevin Conroy, la voce americana, è venuto a mancare recentemente. Recentemente. I am vengeance. I am the night. I am Batman. E infatti, mi raccontava Paolo, cosa che io non sapevo, il doppiatore del Joker, Mark Hamill, sì, non vuole più doppiare Joker. Ah, perché non c'è Kevin Conroy. Sì, esatto. Ah, questo non lo sapevo. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy ride. You win the prize, Batman! Catch the QB! Quindi veditela tu con Riccardo. Eh sì, sarà una bella pancia contro pancia. Vince lui. A pancia vince lui. A pancia vince lui. A pancia vince lui. Joker Burger! Ah, un vero pasto completo in allegria! Tu non hai mai saputo apprezzare le battute! Invece, le ultime cose che stai facendo? Le ultime cose che sto facendo? Sto facendo questa Promessa, dove doppio Alonso de Luan. Alonso de Luan. Un marchese. Poi un po' di anime, di cose per Crunchyroll. Cosa? Che sono tutti curiosi. Ma io poi mi dimentico. Gintama può essere, sì, qualcosa. Sì. Esatto. Sì. Pensa, io in Gintama ho doppiato un pene. Fantastico, ecco, io quello ho fatto delle foglie d'insalata, ho fatto un sedere anche, Re Nico-chan si chiamava, ed era un culo parlante che alternava del parlato a dei... Giusto. Giustamente. Ma li dovevi fare tu o c'erano in originale? C'erano in originale, ah, grazie. Peccato. Dio. Sì. Peccato, sarebbe stato un botto, sì, di sì. Avrei fatto proprio dello Stanislavski. Di proprio... Ti saresti medesimato nel culo. Sì, sì, certo. Bello. Pensati culo. Pensati culo? Beh, io mi sono pensato bene, quindi. Tu hai fatto parte, ora, di tutti i franchise più importanti che sono arrivati in Italia per quanto riguarda gli anime. Tu sei il capitano Genio. Ah, di sì, Dragon è vero, Ball. È vero, è vero. Ragazzi, te lo devo dire io. Sì. Sì. E ora capitano Genio in posizione. Vai, pronti all'attacco supersonico! È giusto? No, che poi ragazzi, ma è ovvio. Non è supponenza o... No, è normale. È l'Alzheimer. È l'Alzheimer. C'è una famosa frase che dice: ho l'Alzheimer, ma meno male che non ho l'Alzheimer. Esatto. Versi che si sentono. Della tua carriera, ricordi una scena particolarmente emotiva, difficile, che ti ha messo proprio alla prova e ti ha fatto dire: ma l'ho sempre saputo fare e oggi non... Non lo so, c'era un ostacolo, una roba
Allora, sì, non so se è quello che vuoi sapere tu. No, tu vediamo cosa mi dici. Ma l'ostacolo è stata Maddalena Vadacca. Che è una collega. Che è una collega, che saluto, e che al contrario mio, che sono un cialtrone, vuole sapere tutto di tutti i suoi personaggi. Okay. Tipo, no, ma perché lei muove la bocca in quel modo? Ma perché da piccola è caduta da cavallo o dal seggiolone? Perché no, è diverso. Allora, e noi la guardiamo e diciamo, Maddalena, ma non rompere i coglioni e falla. Maddalena, ciao. È lei che ha ragione, è lei la vera protagonista. Comunque c'era questa scena di sesso sfrenato, non mi ricordo più in che film. Io e Maddalena allora si stava ancora leggio insieme e tipo dopo una mezz'ora, quando io mugolavo, lei tentava anche, poi continuava a ridere come una pazza, non so perché io la facevo ridere, abbiamo dovuto farci dare un pezzo di cartone per separarvi, per separarci, tipo separé, e dopo tanti take l'abbiamo portata a casa con fatti con la parete di mezzo, perché altrimenti la Vadacca rideva ogni tre non so, io ho questa cosa, a letto faccio ridere, evidentemente, che non è un bel claim. No, non è, non ti, però, stai vendendo, vabbè, bene, però non mi sto vendendo bene, ma va bene, ma così, sì, ma chi sì. Ah, facciamo una cosa, un'ultima partita dell'universo DC, oltre Batman, chi avresti voluto doppiare? C'è un supereroe che ti piace, dici cavoli, però in realtà io avrei voluto doppiare lui? Boh, Lanterna Verde forse. Ah, guarda, è lì. Vai. Come ci arrivo? Guarda così. No. Beh, sì, sì. Sì, che bravo sono. Poi X Lanterna Verde. Mamma mia. E invece io vado sul banale e prendo Superman. Dai, e ce le diamo di brutto? Vai. Vado. Qui. Che porca. Non sono stato io, sono stato io. Stai fermo. Stai fermo, non tocca niente. Picchiare. Ma io ti meno coi tasti, quindi. Sì, sì. Vai. E le frecce verso di me. Dai, cosa dice? Mo ti illumino. D'immenso. E vai. Ah, begin. Affluttuiamo, no? Tutti e due, guarda. Opla. Vieni qua. Zac. 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 Aia, porcaccia. No. Sono super. Vabbè, ho capito, però così. Guarda, c'è una mossa che si caga sotto. Vale, non va. Ah, te ne ho data. Due. Oh. Tre. Niente. No. Ma non spara dagli occhi, sto coso. Mm-mm. Ah, tu puoi sparare dagli occhi. Beh, Superman. Ma io manco più c'ho la lanterna. Boh. Dove l'hai messa? Ecco. Vabbè, dai. Ti sparo negli occhi per sempre. No, adesso. Ma così non vale. Io sembro una balle, sembro Roberto Bolle, guarda. Dolore! Eccoli. Dai, uno te l'ho dato. Uno, più di uno. Hai tirato fuori l'anello, hai visto? L'anello. Ah, ingonfio il petto. Non è cosa mia. Hai mangiato l'aglio, guarda. Vedi? Che orrore. Pugno. Pugno. Io sto sempre lì. Zac, 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 zac. Niente. Ti ho lanciato un coso, sì, della nave. Sì, hai lanciato una cosa. No, ma qui mai proprio. Ho vinto. Vabbè. Do un pugno a terra inutilmente, perché non serve dare il pugno a terra. Superman, stai molto calmo. Però vedi, già nell'ultima partita sei riuscito a muovermi. Fare qualcosa. Grande. Marco, grazie mille. Grazie a te, Mauri. Ragazzi, vi lascio in descrizione tutti i vari link che tu non hai perché non c'hai Instagram. Ma poi ti do il mio telefono. Ok, che è il 3310 probabilmente. Grazie mille, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Aspetta, aspetta, aspetta. Non chiudere il video, ho una cosa importantissima da dirti. Io sono Batman.